Perché? No! Il mio acerrimo nemico, il dodo pigliamoso! Come si fa? Dove è Gennaro Bullo? Basta, allora... Gennaro Bullo adesso ha lasciato no, RPG. No, ma di Dindon! Vabbè, anche Debus va tua. Vero? Sì, ma... Regà, tocca a Coco Zilt, cioè... Non lo sai, non è detto. Sì, beh, oppure... Guarda, Marra Baffo, vicino a Leonardo... ecco, guarda! Un amico di infanzia! No! Vada da Dodo. Vada da Dodo, figlia mosche. Con il suo super rat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 
come questa. Cosa stava? No, dove? Ma no, con quella non va da Dodo. Tocca. Dove? Dove sono? Scienzia. Scienzia. Dove sono? No. Tavazzi non sa leggere. Scienzia. No, no. Chi che c'è su? Ma c'è Dodo piglia mosche su. Ce la faccio! Wow! Ce la faccio! Ma cos'è? 32.000 di vita! No, Dodo! Dodo piglia mosche, l'acerrimo nemico di Gennaro Bullo. Cristo! Oh, no! Dottor Cocco, che un secondo! È pseudoscienza! È lontano cugino di Dottor Cocco, sì. Dovrebbe toccare Leonardo Di Carpio. Leonardo Di Carpio, dov'è? Lo voglio conoscere. È qui, è vicino a Marrabaffo. È sotto. Ma attacchi pseudoscienza che c'ha 205 di vita e non Marrabaffo. Sì, dai. Sì. No, Gesù, mi hai fatto troppo male. Quanta vita? 14. Tanta. No, Marrabaffo. Occhio da pazzi. Marrabaffo vuole vendetta. Marrabaffo deve inventare qualcosa che è abbastanza degno. Fedele al dottor Cocco Kiuz, butti con una di l'acqua che è completa su se stesso per spegnere l'incendio. La pasta, poi butta la pasta. Cosa fai? Cosa fai? Mi sa che è perché hai 200 di vita. Ah, va bene. Anch'io non ricordo più. Bello! È fedele a Dottor Cocco Kids, no! È un fedele adepto del Dottor Cocco Kids. Non l'ha detto giusto, Dio, grazie. Monello, sì, Monello. E ora è ora di fare le modellate. Leonardo Di Carpio. Leonardo Di Carpio, guardalo. Ah, non posso. Vediamo che coso, che questo è buono. Ma che rotola giù, vai! No! Un altro fedele a scienza. Esatto, questo è fedele a pseudoscienza. Giacomo Leopardi, tocca a lei o tocca a... Tocca a Giacomino. Che cosa state combinando? Ah, ok, si è rotta la grafica per la... Che c'è sotto? C'è Antinax. Sì, vai da Antinax, che è Antani per due, ma va bene. Antani! Asterix, arrivo! Cosa Asterix? Giacomino, hai fatto la tua prima kill. Oh, ma che donna, esiste? My didinda. E basta, sono spacciato. Wow, dottor Cocozius, attenzione. L'uomo è ancora vivo? L'uomo che può rovesciare le sorti di questa partita con un solo... No! No! La banana! Dylan, guardi che lì c'è rat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 
Ci lascia in pace il mio ratatatata. Ho già inferto abbastanza danni per oggi al signor ratatatata. Non è vero, non è vero. Dice? Sì. No, Leonardo DiCaprio. Che cosa sta dicendo lei? La vecchietta. Dai, fatti uccidere. È dottor Cocozit, i suoi piani non funzionano. Leonardo DiCaprio. Ha preso anche la mina. Questo era tutto calcolato dal grande Cocozit. Sì. Anche quasi portato a suicidio, ma din din don, però. Dov'è mai Dindin? Povero, mi scusi, non l'avevo vista. Dylan, vuoi far vincere Tapazzi? Guarda, più che lui chi vuoi che vinca. Comunque faccio una cosa. Eh beh, certo, facciamo vincere sempre lui, poi ti lamenti che vinca. Io non mi sono mai lamentato che vince Tapazzi. Ah, no, minchia. Senti, visto che siete tutti e due miei cari amici e io ho finito i jetpack, facciamo il tutti per uno. E uno per tutti. Facciamo, non mi ricordo come si usa. Ah, ok. Facciamo l'uno per uno. Fa male solo a me. E io voglio via. Bellissimo. Non è giusto. Deve essere un uno per uno, non fa male a nessuno. Non lo no, seriamente, dove è finito, ragazzi? Non mi ha perso un verme. It's the final countdown. No, dai, Giacomino, no, che è sempre depresso, poverino. Ci aveva la mamma all'affettiva. Guardalo, è bianco. Dio, giusto, ci aveva la mamma all'affettiva. Tanto sopravvive. Dici? Che? Ah? Dico di no. Ti. Dai, fermo! Un attimo. Ah, ma che è ancora 18 secondi, no? Giusto. E ho sbagliato tantissimo! Giacomino! Tanto sopravvive, no, città. Quanto gli ho tolto? 10. Vai così! Sì, si va a prendere anche 50 di vita sto qua. Certamente, ma sto scherzando. Saluta Antonio, certamente. Saluta Antonio. Che credi? Cosa credi? C'è il pecciolone. Esatto. Cosa? Che io sicuramente farò una cazzata. Io ci butterei un antibunker, guardi. No, io ci butterei qualcosa di peggio che sicuramente non arriverà mai lì. Ma io ci provo lo stesso. Cosa sta facendo? È demo. Dai bello. Sì. È sopravvissuto. No, 14, non ci credo mai nella vita. Giacomino vince. Dai. Dove stai andando? Non la sai usare. Devi perderla. No, Giacomino no! Sì! Sì! Però, allora, ragazzi, un applauso a Giacomino che è riuscito a sopravvivere a un attimo. Vero, quasi bravo. La vittoria a casa. Stato bravo. Un applauso a Giacomino. Bravo.